Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gemeray. E bentornati fratelli di Tuberanza. Azzo, questo è un dissing perché come Tuberanza nei video miei e non mi ricordo che altri video fa. E qui è Frenchy Dreams. Ragazzi, Francesca si è presa la rivincita, speriamo che Mirko lo guardi questo video. Ma oggi abbiamo un tema speciale, un tema Halloween, Halloweenesco, non so come si dice, ma abbiamo delle nuove mod. Perché abbiamo questo Goku travestito da lupo, poi abbiamo un Vegeta a tema Dracula, ma abbiamo anche altri personaggi come Selkid, Boo, Beerus, la mummia, ragazzi, stupendi. E poi anche degli zombie che abbiamo visto qualche Halloween fa. Ragazzi, pollice in su, adesso vi vogliamo carichi. Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale e anche a quello di Francesca che troverete in descrizione. E vi ricordo che ci sono un bel po' di eventi che faremo tra novembre e dicembre. Molto presto vi comunicheremo tutto, sia qua su YouTube, ma anche su Instagram. Sia sul mio Instagram che su quello di Francesca. Anche questo, link in descrizione. Ma mo basta, mo si parte. Ragazzi, chi scegli? Chi vuoi tu? Se vuoi io vado con Vegeta o viceversa. Quello che vuoi. Vado con Goku Super Saiyan 4, ma con una colorazione stranissima. E tra l'altro le mod vanno a riprendere quelli che sono degli avatar presenti in Dragon Ball FighterZ. Allora io vado con Vegeta Howlin. Come lo chiama mia nonna. Come lo chiamano tante nonne, tra l'altro. Ma Francesca preme sempre cerchio perché è abituata ai giochi Nintendo. E allora, dove andiamo a combattere? Da qualche parte oscura, non lo so. L'albero della vita. L'albero della vita, sì, è un po' creepy, possiamo dirlo. Slender, quindi. Eh sì, andiamo qua, vediamo che succede qua. Poi andremo al piede degli Zufu. A casa tua. Ed eccoci qua, molto molto carini. Allora, sei carica? Francia, ad Halloween cos'è che succede di solito? Ci sono le feste. Ci vediamo The Nightmare Before Christmas. Ma anche non più di tanto. Sono sincero, ragazzi, Nightmare Before Christmas apprezzo, cioè anzi confermo la bellezza dell'opera. Però è un film che a me particolarmente non piace. Ma lo vediamo lo stesso. Allora va bene, non posso fare altrimenti. Halloween, this. Basta! Comunque ragazzi, vi dico un'altra cosa. Praticamente noi solitamente ad Halloween non abbiamo quasi mai festeggiato. No. Per un semplice motivo: nel corso degli ultimi 10 anni hanno fatto sempre uscire giochi particolari ad Halloween. Mi ricordo che proprio i giorni di Halloween è uscito, mi pare, Assassin's Creed. Ogni anno usciva Assassin's Creed. Ma non sempre, mi ricordo, forse era proprio il 3, Assassin's Creed 3, che uscì proprio ad Halloween. Quest'anno esce Luigi's Mansion 3, ragazzi, e mi ci chiuderò per tutta l'esistenza. Voi purtroppo, secondo me, molti di voi nemmeno lo conoscono Luigi's Mansion, ma è uno spettacolo. A me sul sito Viola piacerebbe addirittura farci la serie, per cui chi lo sa. Vedremo se sarà fattibile o meno, ma mi piacerebbe un botto. Fare la serie su YouTube sarebbe complicatissimo. So già come va a finire, che poi tanti non la vorrebbero seguire. E poi ragazzi, che altro? Altri Assassin's Creed, ma pure qualche Call of Duty forse, bah, non mi ricordo. Comunque molti giochi comunque. Veramente tanti. Assolutamente sì. Comunque France, qua stai prendendo ma veramente sì, tanti colpi. Questo qua lo vedo un poco stupidino. Stupidino? Sto vengendo. Aia, fa malissimo. Ma che c'ho un... ho finito la vita io. No. Ah, vabbè ragazzi, cioè, hai molta più vita rispetto molta a me. Di più. Fai vedere un attimo l'aura. Tra l'altro ragazzi, io di queste mod, che è un intero mod pack, volevo fare lo showcase. Però ho detto, sai che c'è di nuovo? Facciamo lo speciale a tema Halloween con Francesca. Perché alla fine ho notato che le mosse dei personaggi sono quelle, i moveset sono quelli, quindi... era, non dico inutile, ma quasi. Però schiando del meteorite. Caricati un attimo. Carichiamoci. La tua aura è completamente oscura. Cioè il tuo è il conte Dracula. E il mio finale. Oh, questi lampi finali. Completamente così dal nulla. Kamehameha. No, allora mi dispiace. Dragone. Si sono scontrate le mosse così. Si sono bloccate entrambe. Non ha continuato, capito? Ah, che figata. Colpi immagine residua. Oh, Franceschini, ma che ti devo colpire? Con i cerchietti per caso? Con i cerchietti per caso? Io ti rapisco con i cerchietti. Vorresti? Vai così, sì. Comunque, ragazzi, a me piacerebbe tantissimo parlare proprio di videogiochi, dei magari. Dei cerchietti. No, dei cerchietti. Intendo di videogiochi in generale. Cioè, perché mi stavo prendendo benissimo lì a parlare di Luigi's Mansion, Assassin's Creed. No, dai! Mamma, no! Oh, cerchietti per te! Ti ho colpito! Non mi distruggi con i cerchietti! Aia, aia! Ti stavo mandando il cerchiettone. Kamehameha per 10.
No, tempo scaduto, e questa volta vinco io. Sì, ma per poco. Guarda, veramente carino. Che carino, belle orecchie. Veramente molto molto carino, ci sta secondo me. E vediamo i prossimi personaggi, perché ragazzi, io devo abbiamo dire, di quelli vecchi, il mio preferito era Nappa Casper. Nappa Casper, eccolo qua. Sbrilluccicosissimo. È qualcosa di incredibile, però vediamo prima i nuovi. Vai. Perfect Cell a tema mummia. Ragazzi, spettacolo, spettacolare, bellissimo. L'unico modo in cui riesco a vederlo questo, perché è bruttissimo. E io poi voglio bere questa testa Azz, di Halloween. Con la testa di Halloween, sì, che sarebbe tipo carino. Il cavaliere senza testa. Sì. Cioè, se tu noti, ogni singolo personaggio richiama una figura di Halloween sì, già conosciuta. E andiamo qua, al pianeta degli Zafuru. Sarebbe qua tipo Jack O'Lantern. Sì, sì, però vabbè, però quello di The Nightmare Before Christmas. No, vabbè, ma no quello. Ce n'è il Cavaliere senza testa, sì, risale sì, a molto tempo prima, penso. C'era no? anche quel film, come si chiamava? Sleepy Hollow. Sì, 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 quello il mistero di Sleepy Hollow. Che... No, era Johnny Depp. Johnny Depp, esatto. Giovanissimo. Esatto. No, perché mi sono fatto tutti questi teletrasporti inutili? Anche se vedi, alla fine, se noti i moveset sono quelli, i personaggi sì, 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 sono identici, no? Ci stanno benissimo. Anche le mosse, però esteticamente sono bellissimi. No, dove te la stai facendo? Qua hai sbagliato tutto, se permetti. Kamehameha, te la sei scansata. Pulizia totale. Oh, no, aia! Magari chiamiamo lui quando dobbiamo pulire a casa. Vai così, girati. Ottimo. Che poi fa questa bello, gamba? Bello, signore delle pulizie. Tra l'altro le bende ce le ha, se le porta da casa. Mamma mia, ragazzi. Togliere la polvere. Per togliere la polvere, sì, capito? Lo chiamano Perfect Cell versione Swiffer, capito? Perché pulisce casa a tutti, perché pulizia totale, è compreso nel suo servizio, diciamo. Basta dire stupidaggini. Oh! Via! No, mi piglia, mi devo parare. Mi paro, mi paro. Che parata. Tantissima roba, ci hai provato pure, France. Scontro! Vai. Non devo sbagliare. Non ti distrarre. No, no, non mi distraggo per niente. Ho visto che il cellulare che mi sbrilluccicava, perciò. Girati, ottimo, girati. Mamma mia, ragazzi. No, vabbè, France, ci stai provando tantissimo. Ci hai provato? Facciamo così cosa? Cioè, che vuoi comunicare? Ma questo impatto gravitazionale, ma come si fa? No! Wow, France, come mi hai fregato, proprio scemo. Così si fa. Ma, oh, vabbò, mo esageri. Mo esageri. Vai, vai. Mamma mia. Guarda dove l'hai lanciata. Brioscino. Brioscino? Pumpkin spice latte. Cosa stai... Ragazzi, Francesca l'ho persa. Cosa stai dicendo? Non riesco a capire cosa ci vuoi comunicare. Vabbè, comunque qua, Francesca, fattelo di hai perso. Non è detto, non è detto. Non è detto. Però potresti... No, stamina break. Vabbè, Francesca, approfitta, te lo dico io. Premi X, teletrasportati e continua a colpire, vabbè. Ti ho dato sti consigli perché ormai qua ma avevo già stavo facendo, non avevo bisogno del tuo consiglio. Già stavo benissimo così senza il tuo consiglio. Ragazzi, consiglio. Quante volte Francesca invece aveva bisogno di consigli perché non riesce a concludere bene la sfida? E mo? Certo. E mo abbiamo Frankenstein. No, vabbè, bellissimo. Frankenstein, Android okay. 16 e ci sta benissimo. Benissimo. Io invece, quindi prendo Kid Buu versione strega. Versione strega, secondo me sì, è tipo una strega. Ma ragazzi, sono stupendi. Complimenti a chi l'ha creati perché sono qualcosa di incredibile. E poi devo aggiungere comunque altri scenari sì, qua, quindi forse ci conviene andare allo... anche alla faglia temporale, secondo me sì, va bene. Potremmo andare pure là, però sai che ti dico? Possiamo rovine andare qua, alla stanza dello spirito del tempo, che non ci andiamo mai. Sto dicendo scenari a caso, rovine. Le rovine non mi ricordo manco se c'è, perché sì, i due personaggi... Sì, c'era, West Whisk rovine. West? West City. West Whisk. Perché sai che è? Qua è troppo bianco e quindi non ci andiamo mai. C'è un capello incredibile, Android. Dai, ragazzi, sono bellissimi, fatti benissimo, complimenti. Vabbè, veramente. Vabbè, però c'è già un personaggio che somiglia... Frankenstein dentro a Dragon Ball. Sì, è proprio la figura di Frankenstein ed è Cosoli, Ottavio, Ottone. In base sì, all'adattamento Androide. Sì, in base all'adattamento l'hanno chiamato gente, in vari modi. Avete capito che mi sono ricordata? Beh, vero, Francesco, devo dire la verità. Qua hai fatto un intervento veramente opportuno, complimenti. Parati, niente da fare. Ci hai provato qua, Ci ho provato. Aia.
Franceschina ci questa sta. Questa non la perdo. Ah, che chi, ver- chi vince questa vince tutto. Bam. No, sbagliatissima. Cerchietto. Ma piuttosto fatti lo stamina break. Cerchietto si fa in tattiche più specifiche. Vabbè, va bene, non, adesso. Ma va bene, fatti la suprema. Se riesci, fatti la suprema. Queste cose non te le dovrei nemmeno dire. Non volevo fare la suprema, però tu hai detto fatti la suprema e quindi ti ho fatto la suprema. Però tu ci avevi il vigore e quindi ti sei per adatto. Aspetta, ma la testa? Perché hai subito troppi danni. Ah, e la mod ci avrà qualche bug, sì, secondo me. A volte succede, tipo i vestiti diventano neri, queste cose così. Sì, sì, sì. Oh, 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 no, 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 perdere. È rossa. È rossa, vero? È rossa, mo. Kibbi, kibbi. Calcio della libertà, ma cosa sta facendo? Sta decollando! Ragazzi, stava partendo! E tu ti alzi? Mamma mia! Che calcione! Ma! Oh, oh, lampo! Infernale! Oh, wow, ragazzi! Non me l'aspettavo questo! Ragazzi, a parte la testa che è andata completamente, ragazzi, Joseph Gamer oggi vince! Terzo scontro, 22 poi su 3. Poi lo scontro bonus. Lo scontro bonus, quello lo facciamo sempre a prescindere. Però la vittoria, quella di oggi, non è mia. Non lo accetti, ma devi, bisogna accettarlo. Quindi adesso andiamo a quelli vecchi. Possiamo andare con quelli vecchi. E qua, questi qua hanno addirittura mosse personalizzate, se non mi sbaglio. Io andrei con questo Goku in versione zombie. Ma allora, di che stiamo a parlare? Io andrei con Vegeta versione zombie. E va bene, perché ci sto. Perché Nappa versione Casper è un po' scarso. No, ma poi mi ricordo che tra l'altro che c'aveva un problema quella, sì, quella mod. Sì, mi pare in pratica che... Ghiacciaio. No, no, faglia temporale, faglia temporale. Che in pratica forse quando lo sceglievi in game o era trasparente o tipo, erano solo i vestiti che volavano. O troppo luminoso, c'aveva un problema quella mod. Poi non so se è stata fissata. Troppo bellino da vedere, potremmo rivedere Casper. No, Casper qua mi mette non ansia, angoscia. È angoscioso, come si suol dire, una pucundria incredibile. È bellino Casper, c'è una colonna sonora spaziale. Lo so, la colonna sonora è bellissima. No, che mi stavo pure girando, ma cosa mi gira? Ma cosa fa? Si è teletrasportato male. Allora, non posso trasformarmi in niente, giusto? Bam, ottimo. Va bene. Pure... Impeto dell'oscurità, mischia. Vabbè, non ha fatto niente. Ragazzi, ma a parte che non c'ho la cosa per caricarmi, non c'ho niente. Potrei trasformarmi però in Super Saiyan, pure tu, vedi un po'? No, io no. Ah, tu no, cavolo. Niente. Che peccato, Franceschina. Ho dato il tempo. Super Saiyan. Ma che vergogno. Buah, non ce la fa proprio, ragazzi. Ma no. Vabbè, ragazzi. Dai, dai, ripigliati. Goku, so che non sei al top, diciamo, fisicamente. Non sei molto in forma. Perché io sono in... Oh, che bello. Tutto che bello cosa. Laura. Laura? Laura non c'è, è andata via. Laura non c'è. Beh, basta scherzando. È andata via. Kamehameha, tra l'altro Kamehameha Majin. Ressa del sabato. Buono. Perché non quella della domenica. Quella è un'altra mossa. Quella è doppia domenica. Che è di Radish, sempre di Radish. Happy Friday. Mam, no. No, Wagyu, no, così no. Dai. Ragazzi, oggi mi dispiace, ma... No, lo scontro bonus lo vengo io. Ottimo! No! Vai così! No! Vai così, sì! Vabbè, Frangè, un salutone, un salutone! No! Via! Mamma mia, ho rischiato tantissimo. Sto rischiando vai. Troppo. Giratino! Girati... Wow, Frangè, hai sbagliato. Ho sbagliato! No! Impeto dell'oscurità! Mamma mia, ragazzi. Fa paura, ma poi è verde. Ma che è? Il Super Saiyan è andata male. È andata male, veramente. Però, ragazzi, personaggi stupendi. Veramente tutti molto divertenti, particolari. Perché mi sono spaventata, per questo non ho detto. Ma non dire menzogna, abbi pazienza. Però ci siamo divertiti tanto. Sì, assolutamente sì. Tantissimo. Quindi, ragazzi, prossimo sabato, ore 14:30, ovviamente, nuovo video in compagnia di Francesca. Ogni tanto pubblico qualche volta la domenica il video con Francesca in base all'organizzazione. Però, importante, ogni settimana un video con Francesca c'è sempre. Quindi, ragazzuoli, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Quello di Francesca lo trovate
trovate in descrizione ma anche a schermo. Guardate altri video cliccando sulle miniature che vedete ora. E alla prossima. Ciao. Ciao. Stai calmo. Ciao. Ciao.